ognuno di noi è seguito da un'ombra. E meno questa è integrata nella vita conscia dell'individuo, tanto più è nera e densa. Carl Gustav Jung, padre della psicologia analitica. L'ombra è essenzialmente la parte di noi che non vogliamo vedere, quella che ci dà fastidio fin da piccoli. Nello strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde c'è una fantastica ricostruzione dell'ombra quando il bravo e pio dottor Henry Jekyll racconta come fin da bambino era imbarazzato da questo lato giocherellone, scherzoso, che gli faceva sempre combinare degli scherzi e che nella Londra vittoriana naturalmente era visto malissimo, e come proprio da lì, ricacciando nel buio questa parte, non dandogli spazio, non esprimendola, a poco viene a costituirsi il terribile Mr. Hyde. È il confronto con se stessi. Scavare dentro se stessi significa incontrare l'ombra, significa incontrare, Freud diceva il rimosso, lo diceva anche Jung in altra forma, significa incontrare tutto ciò che noi non vogliamo incontrare, che fa parte della nostra storia, oppure della storia dell'umanità di cui noi facciamo parte. È chiaro che non lo vogliamo incontrare perché è spiacevole. Quando noi, come dire, riflettiamo sui nostri difetti, cerchiamo sempre di trovarne il meno possibile. Quando noi riflettiamo su quello che è stata la nostra vita, tormentata, ciascuno ha una vita tormentata, oltre che gioiosa, cerca sempre di eliminare il tormento inscrivendolo in qualche altra cosa. Incontrare l'ombra significa invece affrontarlo per quello che è. E tutto ciò che è difficile. Diceva Platone, mi pare nella Repubblica, tutto ciò che è grande è nella tempesta. Ebbene, incontrare l'ombra significa entrare nella tempesta, ma significa forse anche superarla, o meglio rischiare. Una volta all'anno le ombre conquistano strade e piazze e infrangono l'ordine costituito. Il mondo selvatico e le sue figure irrompono nei tranquilli schemi borghesi, sconvolgendo per 3 giorni tutte le regole della società. La comparsa dell'uomo selvaggio segna l'inizio del carnevale di Basilea. Nella loro danza, leone, uccello grifone e uomo selvaggio esibiscono ripetutamente il fondoschiena alla grande Basilea. Da un palazzo della ricca borghesia risponde la maschera del re leccatore, sporgendo la lingua contro la basilea popolare, situata sull'altra riva del fiume. Il selvatico incarna la forza naturale dell'istinto umano, che viene continuamente soffocato nel nostro rapporto con gli altri. Per Claudio Risè, l'uomo non è solo suddito, non è solo prigioniero delle idee collettive e delle pressioni sociali. In fondo al cuore di ognuno c'è un selvatico, forte e amoroso, che attende di essere riconosciuto. L'uomo selvatico è una figura frequente nella cultura popolare alpina. Secondo credenze e leggende, viveva in solitudine nelle valli e sulle montagne, dove lo aveva confinato il cristianesimo ben pensante, che sopportava male la sua libera naturalezza. Io sono un uomo selvatico,
per natura, chi mi offende mi gefò pagura. Il cristianesimo per molti secoli non negò l'esistenza di forze naturali con cui l'uomo poteva entrare in contatto, disse però che erano forze demoniache, non fratelli e sorelle del cristiano, ma elementi oscuri da cui l'uomo pio doveva tenersi lontano se non voleva esserne posseduto. Il Cristoforo, dipinto sulle pareti di tante nostre chiese, era, secondo le leggende, un gigante pagano. Si narra che un giorno si caricò sulle spalle un fanciullo per portarlo al di là del fiume. Ma la corrente diventò sempre più forte e il bambino sempre più pesante. Quando il selvatico, stremato, giunse dall'altra parte, il bambino gli disse: «Non devi stupirti. Hai portato sulle tue spalle il peso del mondo». Per Risè, la leggenda dà l'idea del peso che il cristianesimo ha caricato sulle spalle dell'uomo selvatico. Cristianesimo si presenta fin dall'inizio come una visione del mondo fortemente anticonvenzionale e, diciamo, anti buone maniere, no? Se ci rileggiamo il Vangelo, vediamo che tutta la battaglia di Gesù, a parte che preoccupa l'establishment fin dalla nascita, tant'è vero che Erode fa la strage degli innocenti, ma poi tutta la polemica con i dignitari ebraici, gli scribi, i farisei, eccetera, è una polemica in nome di una radicalità della verità umana contro, appunto, una serie di manierismi accumulati nel tempo che distaccano l'uomo dalla sua verità. Questo è poi naturalmente nasce in una capanna, è adorato dai pastori, cioè il quadro proprio dell'apparizione del Cristo fin dall'inizio è un quadro di naturalezza e per certi versi selvatichezza, contrapposta alla maniera, appunto, della città, delle sinagoghe e così via. Poi viene annunciato dal Battista che allora lui chiaramente è un uomo selvatico, coperto di pelli, sta nelle caverne, si esprime in questi termini assolutamente essenziali, esce nel luogo della natura, appunto il fiume e così via. Si circonda di pescatori e di donne assolutamente umili, quando addirittura non trasgressive come la Maddalena. Mi sembra quindi che lo scenario del Cristo finisce poi, muore assieme di una morte infamante come la crocifissione, assieme a dei malfattori. Quindi il Cristo è un personaggio fortemente alternativo alle maniere stabilite dall'establishment, tant'è vero che finisce sulla croce. La storia del cristianesimo è ricca di questi personaggi, il più rilevante naturalmente da questo punto di vista è Francesco, con la sua forte relazione con la natura, con la sua, il suo dire il modo migliore di praticare il Vangelo è darlo, quindi questa lontananza anche dalla letteralità, dal formalismo, e questo calarsi costantemente nell'azione, la sua amicizia per gli animali, il suo chiamare fratello tutti gli elementi della natura.